Eccoci qua, siamo pronti per raccontarvi tra pochissimo l'ennesima giornata al calor bianco che ha vissuto il governo oggi. Perché ve lo dico subito, se da una parte sembra rientrato in parte o almeno temporaneamente il caso Siri, sentirete che il ministro Salvini ha lasciato capire che non potrebbe voler far cadere il governo, interrompere l'azione di governo per una poltrona, insomma facendo sottintendere che sicuramente non si vuole intestare la responsabilità di un'eventuale crisi, ci sono cose più importanti, bisogna andare avanti, pur sottolineando che in Italia sei innocenti fino a prova contraria, quindi in un accesso di garantismo. Vi dicevo però, se da una parte il caso Siri in parte è temporaneamente rientrato, ne è scoppiato un altro oggi, molto forte, tra due ministri interni dello stesso governo, ministro dell'Interno Salvini sempre protagonista e ministro della Difesa Trenta. Che cosa è accaduto? Si era diffusa una notizia battuta dalle agenzie, una notizia che peraltro poi si è rivelata falsa, di un salvataggio da parte della Marina Militare Italiana di pescherecci italiani che erano stati puntati da motovedette libiche. Sulla scorta di questa notizia la ministra Trenta aveva lanciato un tweet in cui elogiava la Marina italiana e su questo ha risposto in maniera molto forte, molto violenta il ministro Salvini dicendo non ha verificato, non era suo compito scrivere quello che ha scritto, con parole molto dure alle quali ha risposto con una controreplica il ministro della difesa dicendo che mai si era stata utilizzata un'istituzione come cioè il ministro dell'Interno, che dovrebbe essere super partes di tutti a fini elettorali, tanto che Di Maio ha detto addirittura è stata superata una linea rossa. Insomma, la situazione, l'impressione che si ha in queste ore è che lo scontro sia sopito sotto la cenere in attesa dell'arrivo delle prossime elezioni europee, anzi che lo scontro sia proprio la piattaforma su cui si distinguono i due partiti di governo. E non lo dico semplicemente io, ma è una sottolineatura che ha fatto proprio pochi minuti fa lo stesso Conte, perché mi spiace molto che in queste ore l'azione del governo sia offuscata da polemiche che sembrano portate avanti per fini elettorali. Sentirete infatti che anche la questione della sicurezza delle strade dopo l'episodio drammatico che è accaduto ieri a Napoli è diventata motivo di scontro interno al governo. Tra l'altro vi daremo notizie anche della bimba di 4 anni che è stata ferita dalla sparatoria al centro di Napoli. Purtroppo le notizie non sono buone perché è stata operata nella notte, il proiettile è stato estratto, ma le sue condizioni sono ancora molto gravi. Ci occuperemo poi anche delle notizie dall'estero con due fondamentali focus. Il primo riguarda Israele, perché c'è stata un'accelerazione. Dopo il venerdì scorso ci sono stati degli scontri, dei razzi lanciati in direzione di Israele. Dalla striscia di Gaza la controffensiva israeliana è stata molto violenta. Si è saputo poco fa della morte non solo di una bimba ma anche di una donna incinta all'interno di Gaza, e c'è stata una pioggia come non si vedeva da mesi di razzi dalla striscia di Gaza verso Israele, in un momento, come sapete, molto delicato, soprattutto dopo la vittoria di Netanyahu e le dichiarazioni del presidente americano rispetto a Israele, lo spostamento della capitale a Gerusalemme, la volontà di voler riconoscere le alture del Golan che si trovano a sud del paese come territorio israeliano. E poi parleremo anche di Venezuela, perché oggi dovrebbe essere il giorno delle grandi manifestazioni, l'ennesima chiamata in piazza da parte dell'autoproclamato presidente ad interim Guaidó per cercare di convincere i generali venezuelani a spostare il loro consenso da Maduro a Guaidó. Vedremo che cosa sta accadendo, con una sicurezza su tutte, che Maduro ha risposto in maniera molto forte oggi alla possibilità di un intervento militare nel paese, ha detto risponderemo con le armi. Per questo ed altro vi aspetto tra 30 secondi, intanto per i titoli. I fatti di Napoli, la bimba ferita in un agguato di camorra, aprono il fronte sicurezza nella maggioranza, con Di Maio che chiede più uomini, più controllo sul territorio. Il Viminale attacca, la ministra della difesa Trenta non è informata, non approfondisce. Il riferimento a un tweet poi rimosso circa un intervento della Marina in soccorso a pescherecci italiani presi di mira dai libici, poi smentito.
Intanto resta in gravi condizioni la bimba di 4 anni ferita ieri nella sparatoria tra la folla a Napoli. Il proiettile che l'aveva raggiunta è stato rimosso. Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio, ha detto il cardinale Sepe. Il sindaco De Magistris, che ha annullato tutti gli impegni, parla di una città sconvolta dall'accaduto. Intanto Salvini prova a smorzare le tensioni almeno sul caso Siri, usando toni più cauti. Andiamo avanti, mi fido del Premier. Per Conte il caso è chiuso, non ci sarà alcuna conta nel Consiglio dei Ministri di mercoledì. La mia decisione credo sia la più giusta, dice. Per Di Maio non si può far cadere il governo per una poltrona. Una pioggia di razzi dalla striscia di Gaza contro il sud di Israele ha provocato la reazione delle forze armate israeliane, che hanno preso di mira una serie di obiettivi di Hamas e della Jihad islamica. A perdere la vita una bimba di 14 mesi e una donna. In un comunicato la Jihad islamica minaccia di attaccare anche la centrale atomica di Dimona e l'aeroporto di Tel Aviv, Ben Gurion, se l'aviazione israeliana non cesserà gli attacchi. La crisi in Venezuela, il leader dell'opposizione Guaidó ha di nuovo invitato la popolazione a non lasciare incustodite le strade, mentre il presidente Maduro resiste e non solo, invita le forze armate ad essere pronte in caso di un attacco da parte degli Stati Uniti. Domani a Mosca si incontreranno i ministri degli esteri di Russia e Venezuela, Sergei Lavrov, poi vedrà lunedì il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo. Eccoci, allora, ve lo dicevo in apertura, è lo stesso Presidente del Consiglio Conte a sottolineare il disappunto per uno scontro all'interno del governo che offusca il lavoro stesso dell'esecutivo, perché non è un mistero per nessuno che da settimane ormai continuano ad aprirsi fronti di contrasto all'interno del governo, all'interno soprattutto dei due partiti soci di governo, Movimento 5 Stelle e Lega. Oggi con un nuovo episodio che riguarda addirittura due ministri dello stesso esecutivo, e tutto comincia questa mattina. La sciabolata del mattino in un post di Di Maio, implicitamente ostile nei confronti dell'alleato avversario, anche perché riguarda le competenze dirette di Matteo Salvini, la sicurezza, a partire dal caso della bambina di 4 anni colpita in una sparatoria nel centro di Napoli ieri in condizioni gravissime. Una cosa è certa, serve più sicurezza, servono più uomini sul terreno, scrive Di Maio, evocando l'idea di un'insufficienza della gestione Salvini. Più controlli, più prevenzione, che passa anche per un forte sostegno a chi è impegnato nel sociale, per salvare i ragazzi dalle famiglie di camorra e dai quartieri in difficoltà, aggiunge, in sintonia questa volta con l'ala del movimento meno amichevole nei confronti della Lega. Piuttosto che terrorizzare sui migranti o visitare muri, il titolare del Viminale si occupasse di contrasto alla mafia, scrive diretto su Twitter il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, e critiche al ministro dell'interno leghista erano arrivate già ieri sera anche dal presidente della Camera Roberto Fico. A 22 giorni dal voto, mentre ancora non si chiude il caso Siri, è materiale più che sufficiente per provocare la risposta dura del ministro dell'interno, sferzato sul suo terreno e dunque pronto alla ritorsione. Così una scivolata della ministra della difesa Elisabetta Trenta diventa materia per un nuovo attacco a parti rovesciate. In un tweet poi rimosso, la ministra aveva ringraziato la Marina Militare per aver difeso 9 pescherecci italiani dalle motovedette libiche, vista la linea del ministero dell'interno, un messaggio urticante, peraltro basato su una notizia destituita di fondamento, come evidenziato polemicamente dalle opposizioni. La Trenta faccia il ministro della difesa, le forze armate meritano di più, invece di basarsi sulle agenzie di stampa, poteva chiedere alla sua Marina Militare, la replica che arriva dal Viminale. E ancora, Trenta non è informata, non approfondisce, preferisce polemizzare con Salvini e criticare i servitori dello Stato. Questo il tono, che allude a una tensione spesso, ma non sempre latente, fra Lega e 5 Stelle su ciò che riguarda la difesa, in particolare la Marina. Vedi anche il caso di Ciotti. Così non serve che fonti della difesa su Twitter smentiscano ufficialmente la notizia dei pescherecci. Troppo ghiotta per Salvini l'occasione per rialzare i decibel delle risse interne al governo su un dicastero che la Lega avrebbe da sempre voluto per sé, che potrebbe forse essere fra gli obiettivi di un eventuale rimpasto. Trenta non si tocca alla controffensiva del Movimento 5 Stelle via blog, superata la linea rossa. Vergogna, è scritto, non ci era mai capitato prima di vedere un ministero agli interni usato a fini elettorali. Di Maio contro Salvini contro Trenta, il duello continua. Probabilmente l'ultimo scontro, l'avete sentito, è esploso anche a causa di un episodio terribile che è accaduto ieri a Napoli, al centro di Napoli, una sparatoria in cui è rimasta vittima, ferita, una bimba di 4 anni che è stata operata nella notte. Le sue condizioni purtroppo però restano ancora gravissime.
Questa scritta è comparsa oggi sui cancelli dell'ospedale Santo Bono. Familiari ed amici della bimba di 4 anni in coma farmacologico dopo essere stata colpita durante un agguato di camorra sperano nella ripresa della piccola, le cui condizioni, secondo l'ultimo bollettino medico diffuso nel pomeriggio, restano critiche ma stabili. Le è stata praticata un'attacca al torace, ha detto il responsabile della rianimazione Massimo Cardone, che conferma il danno ai polmoni. La prognosi è riservata, ma le condizioni cliniche restano estremamente gravi. Il proiettile che ha danneggiato i polmoni e si era conficcato in una costola. L'intervento chirurgico è durato oltre 4 ore la scorsa notte. Ora Noemi lotta per la vita. Sul luogo dell'agguato ci sono polizia e carabinieri davanti al bar dove i malviventi, con il volto coperto da caschi, a bordo di una moto, hanno sparato all'impazzata per colpire un pregiudicato, incuranti della folla e della presenza di bambini in quel momento. Abbiamo sentito gli spari, sembrava il Far West, ha raccontato il titolare. La madre di Noemi era all'interno con un'altra bambina, la nonna, ferita anche lei, fuori con la piccola, che abbiamo cercato di soccorrere. Non era mai successo qui in mezzo alla gente. Le indagini sono orientate nella guerra di camorra tra il clan Mazzarella e il clan Rinaldi. Secondo gli inquirenti, l'agguato di Piazza Nazionale presenta lo stesso contesto dell'omicidio di San Giovanni, dove un pregiudicato meno di un mese fa è stato ucciso davanti al nipotino di 3 anni e a numerosi bambini di una scuola elementare. Oggi carabinieri e polizia hanno arrestato 12 persone tra autori e mandanti di quell'agguato di matrice camorristica. Restano gravi anche le condizioni del vero bersaglio della agguato, il pregiudicato Salvatore Nurcaro in fin di vita. La nostra città è sconvolta dal ferimento della bimba, ha detto il sindaco De Magistris, che ha annullato tutti i suoi appuntamenti nelle manifestazioni previste oggi a Napoli. E il cardinale Sepe, all'inizio della funzione religiosa per San Gennaro, ha rivolto parole durissime ai responsabili. Sono barbari, non uomini, il sangue è innocente, grida vendetta, liberiamo il corpo sociale dal cancro assassino. Certo, proprio su questo si vorrebbe, diciamo, un'unità nazionale ancora più forte proprio per questi gravi casi di cronaca. Vi dicevo però in apertura che c'è un caso interno al governo che in queste ore è più sopito, sembra essersi in parte o almeno temporaneamente disinnescato. Nelle ultime 2 settimane non abbiamo fatto altro che parlare del caso Siri con il ministro Toninelli che ha tolto le deleghe al sottosegretario leghista, con Di Maio che ne ha chiesto spesso le dimissioni e la Lega invece è arroccata a difenderlo lui stesso nella volontà di non fare alcun passo indietro. E invece oggi forse qualcosa è cambiato. Quasi. Scende la temperatura sul caso Siri, il sottosegretario leghista coinvolto in un'indagine per corruzione. Dopo gli annunci di guerra arrivati dal fronte leghista, autorizzati ma non pronunciati da Salvini, che ieri si è limitato ad ostentare la sua distanza dal premier, oggi è proprio il ministro dell'interno a frenare. Mi fido di Conte, andiamo avanti, prendendo le distanze dal polverone alzato dal caso. Non rispondo alle polemiche perché io penso che voi mi paghiate, ci paghiate lo stipendio per portare a casa risultati concreti e non per litigare. Lascio che siano gli altri a litigare, noi impegniamo il nostro tempo solo per lavorare. Eppure il clima interno resta tesissimo. Il partito di Salvini non ha digerito la mossa di Conte, che ha licenziato in conferenza stampa giovedì il sottosegretario, come i pentastellati chiedevano insistentemente, perdendo ai loro occhi il suo ruolo super partes, ispirando retroscena che davano per imminente una crisi di governo. Ma il terreno è troppo scivoloso per essere teatro di una rottura. Di Maio infatti non rinuncia a provocare. Perché questo governo per me deve continuare per fare le cose concrete, non per parlare di poltrone. Quanto casino sta facendo la Lega per la poltrona e un sottosegretario. La deadline per Siri è il Consiglio dei Ministri convocato per mercoledì. La speranza dei 5 Stelle, sottotesto delle parole di Di Maio, è che il sottosegretario lasci prima. Arrivare alla Conta a Palazzo Chigi, ancor peggio alla defezione dei ministri leghisti, ufficializzerebbe la rottura, facendo salire di livello uno scontro per ora confinato alle indiscrezioni di stampa e alle punture reciproche recapitate dai comizi nelle piazze. Conte prova ad allontanare questo scenario dal suo orizzonte, negando anche solo l'ipotesi di una conta. Nessuna conta, non credo proprio. E comunque il caso Siri non è il caso all'ordine del giorno. Il caso Siri è stato il caso, voi non siete aggiornati. Il caso Siri è stato il caso all'ordine del giorno di venerdì. Non ho dubbi che la vicenda si risolverà come ho annunciato, aggiungerà in serata. Non penso si possa mettere in dubbio sia la soluzione migliore. Del resto anche nella Lega, finora granitica nella difesa di Siri, Salvini apre una breccia. Non è una poltrona in meno a fare la differenza, anche se in un paese civile si è innocenti fino a prova contraria.
Insomma, conta o non conta, verrebbe da dire, anche se avete sentito dai toni e dalle parole che sono state usate che c'è sotterranea una tensione che nessuno si vuole però intestare, nessuno vuole restare, come si dice, col cerino in mano, una possibilità di aprire una crisi in vista delle prossime elezioni europee, che oramai arriveranno tra 3 settimane. Però proprio perché c'è questo clima di campagna elettorale, questi scontri, e in particolare lo scontro sul caso Siri, non poteva che essere utilizzata come occasione ghiotta da parte delle opposizioni per ribadire lo scontro all'interno del governo, l'incapacità a dire delle opposizioni di governare, tanto che il segretario Dem Zingaretti ha chiesto un confronto dell'esecutivo per verificare la sua tenuta alle Camere. Nicola Zingaretti prende a prestito le parole di Salvini per lanciare la sua offensiva politico-parlamentare. Ricorda Zingaretti, il leader della Lega ha detto che Conte non ha più la sua fiducia. O si tratta della solita buffonata, oppure c'è da prendere atto che questo governo non ha più una maggioranza. E se è così, Conte si presenti alle Camere, oppure salga al Quirinale a riferire al capo dello Stato. Un gesto obbligato, secondo Zingaretti, con la situazione economica e conti fuori controllo, che lo impone. Insomma, gli italiani, che non sono polli che credono a tutto, devono sapere se qualcuno sta governando oppure no. Un attacco frontale che trova stavolta il PD compatto con l'ex segretario Maurizio Martina, che in vista delle europee la mette così: un voto ai Dem per liberare il paese dalla banda Salvini-Di Maio, perché neppure coi 5 Stelle ci può essere un'apertura politica, lo precisa l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando. Bene discutere sui provvedimenti che vanno nell'interesse del paese, dice Orlando, ma noi siamo alternativi a questa maggioranza. Parole in qualche modo indirizzate a quanti nel PD avevano provato nelle scorse settimane ad aprire ai 5 Stelle, salvo poi essere respinti. Uno su tutti, l'ex ministro Graziano Del Rio, che giusto oggi è andato all'attacco di Salvini, ricordando che mentre sale l'allarme sicurezza, il ministro passa il suo tempo tra comizi, passerelle e sparate propagandistiche. Scelga se vuol fare il ministro o il capo partito. Attacchi al governo giallo-verde arrivano anche dall'altro fronte dell'opposizione, Forza Italia, con la presidente dei deputati, Maria Stella Gelmini, che parla di un'alleanza innaturale che litiga su tutto. Bene il grembiule a scuola proposto da Salvini, ma Berlusconi lo aveva già reintrodotto nel 2008. Mentre Mara Carfagna prima rassicura, Berlusconi sta bene e presto sarà in campo, lunedì prossimo sarà dimesso dall'ospedale, fa sapere il suo medico. Poi rivendica per le europee il ruolo forte e orgoglioso di Forza Italia e a chi ipotizza, come alle amministrative in Sicilia, una alleanza col PD, risponde con un secco assolutamente no. C'era anche un altro tema di cui ci siamo occupati spesso nei mesi scorsi, è quello dell'ILVA, dell'inquinamento, che era uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle. Oggi c'è stata una manifestazione a Taranto in cui ci sono stati momenti di tensione piuttosto forte. Vediamo insieme le immagini. La manifestazione era stata organizzata da cittadini e associazioni ambientaliste che chiedono la chiusura totale dell'ex ILVA, passata, come sapete, alla multinazionale ArcelorMittal. Quando il corteo è arrivato davanti allo stabilimento c'è stato un lancio di sassi e fumogeni. La polizia è intervenuta, che era in tenuta antisommossa, si è schierata, non ci sono stati né feriti né danni. Questo è solo l'inizio, hanno gridato i manifestanti, che oltre alla chiusura dell'acciaieria vogliono anche la bonifica, il reimpiego degli operai e la riconversione economica del territorio. Perché poi appunto accanto alle dichiarazioni, agli scontri politici c'è la vita, quella reale, e la vita reale è anche testimoniata e raccontata dai numeri come quelli che sono stati diffusi nelle ultime ore dall'Eurostat e che riguardano la percentuale delle persone che sono in grave disagio economico. Tenete presente che si considera in grave disagio economico quando una persona, un nucleo familiare non può ottemperare almeno a 4 su 10 richieste, lo sentirete poi nel servizio, cioè il pagamento per esempio di un mutuo o l'acquisto di una macchina o necessità similari. La notizia è che nel 2018 è diminuita la percentuale degli italiani che sono in grave disagio economico. C'è poco da brindare però, perché comunque la percentuale degli italiani in queste condizioni è sempre molto alta rispetto agli altri paesi europei.
Nel 2018 il reddito di cittadinanza era ancora solo una bandiera sventolata dal Movimento 5 Stelle, un punto del contratto di governo con la Lega. Altre forme di sostegno alle famiglie in difficoltà, a cominciare dal reddito di inclusione, erano in vigore, forme che almeno in parte sembrerebbero non aver dato cattiva prova di sé, se è vero che, stando ai dati Eurostat, le persone in situazione di grave deprivazione materiale nel nostro paese l'anno scorso erano 5.035.000, oltre 1 milione in meno rispetto al 2017. L'8,4% della popolazione contro il 10,1%. Il numero di coloro che non riescono ad affrontare almeno 4 spese normali, come ad esempio il pagamento di un mutuo o del riscaldamento, su 10 è ai minimi dal 2010. Dati positivi dunque, che però vanno inquadrati in un più generale contesto europeo, all'interno del quale il nostro paese rimane ben al di sopra della media dell'Unione, nonché dei livelli toccati dagli altri maggiori paesi del continente. Se il reddito di cittadinanza avrà aiutato il paese ad avvicinarvisi, lo scopriremo il prossimo anno. Di sicuro, per il momento, le richieste, oltre 1 milione, risultano essere meno del previsto, tanto che il tesoretto derivante dal minor utilizzo del fondo destinato alla misura bandiera pentastellata potrebbe essere anche maggiore del 1 miliardo già di fatto messo in preventivo dal presidente designato dell'INPS Pasquale Tridico. Si potrebbe arrivare, infatti, anche a 1,6 miliardi, 1,8 miliardi, soldi che, in momenti di estrema ristrettezza come questi, potrebbero tornare utili per molti scopi, dall'alleggerimento fiscale alla riduzione del deficit strada, quest'ultima da tenere bene in considerazione, anche perché le previsioni economiche della Commissione europea di martedì prossimo si annunciano particolarmente severe nei confronti dell'Italia. Il ministro dell'economia Tria oggi non ha toccato in alcun modo il tema, preferendo sottolineare la funzione sociale a sostegno dei cittadini bisognosi svolta dal reddito di cittadinanza, nonché la necessità di un efficace contrasto all'evasione e alle frodi, dal quale trarre risorse per ridurre la tassazione sui fattori produttivi e sostenere la crescita. C'è un'altra notizia che devo darvi di cronaca, è durata poco più di 24 ore, la fuga del presunto assassino del commerciante, quella storia terribile di 74 anni di Viterbo, che è stato ucciso ieri nel suo negozio nel centro storico della cittadina, sembrerebbe, secondo le prime informazioni, durante un tentativo di rapina. La persona che è stata fermata, la vedete, è un giovane statunitense di 22 anni che sarebbe originario della Corea del Sud, che è entrato regolarmente in Italia 2 mesi fa. L'uomo è stato identificato da quella foto, lo avete visto, che deriva dalle telecamere, da un video delle telecamere di sorveglianza. È stato fermato dai carabinieri sul lago di Bolsena, accusato di omicidio volontario e rapina. Secondo gli inquirenti poteva fuggire. Nel bed and breakfast dove alloggiava sono stati ritrovati portafoglio della vittima, carta di credito con la quale ha cercato di fare una transazione nel negozio del commerciante. Adesso veniamo a notizie dall'estero, perché si è infiammata nuovamente la situazione nei territori, in particolare in Israele, nella striscia di Gaza. Che cosa è successo? Ultimamente sembrava abbastanza sotto controllo, soprattutto dopo la rielezione di Netanyahu, la situazione a Gaza, tanto che Israele aveva deciso di allentare in parte il controllo e la chiusura della striscia, che si trova nella parte meridionale, come sapete, di Tel Aviv e del paese. Poi è successo qualcosa venerdì scorso, alla quale Israele ha risposto, e come sempre accade oramai da decine di anni, c'è stata la controffensiva da parte di Hamas e della Jihad della striscia di Gaza, e la controffensiva è una pioggia di razzi con conseguenze e reazione di Israele. 250 razzi sparati da Gaza verso Israele, decine di raid della forza aerea israeliana, morti e feriti, tra questi una bimba palestinese di 14 mesi. La scena la stessa vista decine di altre volte lungo la striscia di Gaza. C'era una tregua tra milizie palestinesi, Hamas e Jihad islamica in testa, e Tzahal, la forza armata di Israele. Tregua elettorale mediata dall'Egitto prima del 9 aprile scorso, quando Israele riconfermò Benjamin Netanyahu a capo dello Stato ebraico. La tregua è saltata. Giovedì un razzo palestinese l'avrebbe infranta ufficialmente. Venerdì 2 soldati israeliani sono stati feriti dai colpi di un cecchino di Gaza. Per ritorsione gli israeliani hanno eliminato un presunto tiratore e 3 miliziani della Jihad. La scintilla. 250 razzi, dicono fonti militari israeliane, sono stati sparati dalla striscia verso l'intera fascia di territorio meridionale da Ashkelon a Kiryat Gat. Tanti i missili intercettati dal sistema antiaereo Iron Dome, prima protezione armata del paese con la Stella di Davide. Molti dei 250 attacchi hanno comunque colpito abitazioni di città, kibbutz, strutture. Tra i feriti, con una donna 80enne in gravi condizioni, secondo fonti stampa israeliani,
I bombardamenti dell'aviazione avrebbero invece lungo la striscia provocato la morte di 2 palestinesi, 30 gli obiettivi delle 2 milizie nel mirino degli israeliani colpiti dalle bombe dei caccia, tra cui un tunnel nel sud verso Rafah, non lontano dal confine con l'Egitto, che proprio la Jihad era in procinto di usare per azioni e infiltrazioni oltre la linea di separazione con Israele. Per i vertici militari, la nuova crisi alla Jihad, appunto per prima responsabile Hamas, avrebbe dato il suo appoggio solo nelle ultime ore. A quanto pare intimidito dai sodali di tante battaglie, Jihad che minaccia anche di colpire la centrale nucleare di Dimona e di poter fare lo stesso con il centro di Tel Aviv. Il confronto dunque è tornato in uno scenario ancor più nervoso dopo la rielezione di Netanyahu, il patto rinnovato con l'America di Trump e le sue ultime minacce di espansione delle colonie ebraiche su altra terra palestinese. Serve una soluzione rapida. Da qualche ora è al lavoro l'inviato dell'ONU per il Medio Oriente, il bulgaro Mladenov, sta sentendo le parti, Egitto incluso, per far passare un cessate il fuoco immediato. Non sarà facile. L'Egitto c'entra e come? Perché la situazione della striscia di Gaza e dei rapporti con Israele è monitorata, tra mille virgolette, dall'Egitto. Di fatto la striscia è blindata, chiusa da oltre 12 anni proprio per questo motivo da Israele. Ci si chiede in queste ore perché ci sia stata questa accelerazione. Quel che è certo è che le condizioni economiche all'interno della striscia continuano a essere sempre peggiori. Vi do un dato per tutti. L'ONU considera che entro il 2020 la situazione nella striscia di Gaza sarà invivibile, perché non c'è lavoro, non ci sono condizioni umane di sopravvivenza. Questo non lo dico io, lo scrivono le Nazioni Unite. C'è una disumanizzazione della popolazione palestinese. Dunque spesso le condizioni economiche sono causa e provocano reazioni di questo genere. Dunque vedremo come e quando questa ennesima crisi si risolverà, probabilmente con la mediazione dell'Egitto, che vi dicevo era riuscita negli ultimi mesi a tenere la situazione maggiormente sotto controllo. E sempre la situazione economica e le condizioni di vita sono alla base della rivolta di un altro paese che si è infiammato negli ultimi mesi, molto più lontano da Israele, cioè il Venezuela. Oggi il presidente ad interim, l'autoproclamato presidente ad interim Guaidó, ha cercato per l'ennesima volta di chiamare la popolazione in piazza, soprattutto per convincere quella parte dei militari, i generali naturalmente, che sono nel paese, pensate, oltre 300, al maggior numero di generali di quasi tutti i paesi del mondo, vi dicevo, di convincere i generali a spostare il loro consenso da Maduro ai Guaidó. Vedremo se ci riuscirà, intanto seguiamo la cronaca di quello che sta succedendo nelle ultime ore. La chiamata alla rivolta nelle strade da parte del presidente ad interim Juan Guaidó era legata ad un tentativo internazionale di rimuovere Maduro dal potere. Lo conferma oggi il Wall Street Journal dopo le rivelazioni di alcuni giorni fa del ministro degli esteri americano Mike Pompeo. Qualcosa però non ha funzionato. I protagonisti dovevano essere la Corte Suprema venezuelana per consentire all'esercito di fare legalmente un passo indietro e separarsi dal regime ed il ministro della difesa di Maduro, Vladimir Padrino, impegnato in negoziati con alcuni stati che appoggiano Guaidó per entrare insieme ad altri funzionari dell'esercito nel nuovo governo. A far saltare l'operazione, sempre secondo la stampa americana, sarebbe stata la liberazione non preventivata del leader dell'opposizione Leopoldo López. Rimane il fatto che buona parte dei militari ancora sostengono il regime, tanto da consentire oggi a Maduro di parlare alle truppe, proprio con Padrino al suo fianco, per denunciare una cospirazione americana volta ad indebolire le forze armate. Maduro ha incitato i soldati a scovare i traditori ed a rimanere uniti, armi in pugno, per difendere la nazione da un possibile attacco statunitense. Per Juan Guaidó si è aperta invece un'altra giornata sulle barricate. Il presidente ad interim ha di nuovo invitato i venezuelani che si oppongono alla dittatura chavista a non lasciare incustodite le strade e a dare corpo all'operazione Libertà cominciata il 30 aprile scorso. Oggi a Caracas i manifestanti si sono recati davanti a 4 caserme per spingere gli effettivi delle forze armate a difendere la Costituzione ed a far crollare il regime. La folla è radunata infatti davanti alla sede della Marina, della Guardia Nazionale Bolivariana, del Comando di Coce e del Comando dell'Autostrada e il Junquito.
Nel frattempo, il primo alleato di Maduro, la Russia di Putin, attende a Mosca il ministro degli esteri venezuelano Giorgio Areaza, che domani vedrà il collega russo Lavrov. I due concorderanno una posizione comune in vista del vertice proprio sul Venezuela in programma in Finlandia tra due giorni, tra Lavrov e il segretario di Stato americano Mike Pompeo, il quale oggi è tornato ad attaccare il regime sostenendo che gli uomini di Maduro hanno fatto irruzione armati in una chiesa nel corso di una funzione religiosa. E proprio Mike Pompeo poco fa ha mandato un video alla popolazione venezuelana dicendo che il momento della transizione è arrivato, siamo al vostro fianco, siamo con voi, dice Pompeo, riferendosi alla sua visita in Colombia il mese scorso. Ho potuto toccare con mano la miseria creata da Nicolás Maduro con l'aiuto di Cuba e Russia, quindi lo scontro continua tra il sostegno da parte degli Stati Uniti alla rivolta di Guaidó. Dopo di noi questa sera ospiti di Lilli Gruber sono Maurizio De Cataldo, Marco Gervasoni e Patrizia Berlenghini, e poi ci sarà a seguire Atlantide con una puntata dedicata al grande Torino. Sapete, ricorrono i 70 anni della tragedia di Superga e la 7 dedica una serata evento a questa commemorazione. Andrea Purgatore si collegherà direttamente dallo stadio Filadelfia di Torino, che è stato teatro delle imprese leggendarie della squadra del Torino, che ha polverizzato tutti i record del passato, ricostruirà, lo vedrete, i momenti drammatici, ricorderà anche le gesta naturalmente straordinarie del gruppo e di quel gruppo che è considerato appunto degli invincibili, per l'appunto grande Torino. Intanto noi ci fermiamo qualche istante e poi torniamo per gli aggiornamenti. Eccoci, non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi, vi lascio a Lilli Gruber a 8:30 e ai suoi ospiti. Grazie per l'attenzione, buonasera.